Presidente Gianmarco Bisogno, il sogno è diventato realtà, questa è la Coppa Italia della Serie A2, grande vittoria contro Tuscania per 3-0, quali sono le emozioni in una giornata come questa? Ma è una grande emozione, a parte che ho quasi finito la voce purtroppo, e quindi magari non sarò troppo chiaro, però è una grande gioia perché vedere soprattutto un trionfo dentro a una location come questa con così tanto pubblico, tanti spettatori, è una cosa incredibile, soprattutto il grande afflusso e il grande seguito che ci hanno dato i tifosi di Siena, Provincia e Chiusi, perché è un po' come quando hai studiato tanto, hai fatto un grande lavoro durante l'anno e poi fai l'esame e prendi 110 e lode. La sensazione è quella di aver raggiunto quel grande obiettivo e quindi di aver portato via tutte le nostre fatiche, le nostre sofferenze, buttate qua dentro e esplose, diciamo. Ecco. Questo è giusto ricordarcelo, che quando abbiamo iniziato a Chiusi in Serie C avevamo alcuni tifosi che poi sono aumentati, quando siamo andati a Siena sembrava quasi impossibile, invece abbiamo coinvolto anche tutta la città di Siena, il pubblico, gli appassionati, i giovani, le ragazze, le donne, anche a livello sociale. Avere avuto con noi Valentini che ha festeggiato insieme a noi è un bel segnale. Siena spero sia fiera di noi. Come si immagina allora adesso il futuro il presidente Gianmarco Bisogno? Ma io spero che questa vittoria ci dia la possibilità di fare un ulteriore avvicinamento ai tifosi e alla città di Siena, perché già in B2 la vittoria della Coppa Italia trasformò, spostò, diciamo, l'attenzione in maniera netta verso la pallavolo che stavamo costruendo. E il futuro bisogna lavorare tanto, non montarci la testa, restare con i piedi per terra perché il cammino è lungo e soprattutto raggiungere il secondo obiettivo che ci siamo posti dall'inizio della stagione serve tanto impegno, tanta umiltà, tanta coesione, tanto gruppo. Un'ultima domanda, c'è una dedica da fare dopo un successo di questo tipo e un'immagine che rimane impressa nella mente del presidente Bisogno in questa giornata? Io già lo dissi in un'altra intervista, la mia immagine su tutti i giocatori che ci hanno seguito, che sono stati con me dal primo giorno che ho preso la squadra, dalla Serie C. Mi immagino una grande foto con Bartolucci, Pittoni, Scappaticcio, Romani, Bastianini, e Sabatini e così via. Questo mi immagino. E dare a loro e a tutti quelli che ci hanno seguito dall'inizio. E abbiamo un altro ospite, presidente, grande emozione. Cosa si prova? Complimenti innanzitutto. Grazie. È una bella emozione perché noi abbiamo scommesso su Siena, che come tutti sanno è la patria del basket, però no, devo dire che ci ha dato delle soddisfazioni, questo seguito di pubblico è veramente una cosa bella, una cosa importante, una grande soddisfazione, soprattutto per loro. Bene, ha detto bene il presidente, perché vince una coppa importante come questa della Coppa Italia e si riesce a trasportare a Bologna tutta questa tifoseria, credo che abbia un valore molto molto importante anche per lei. Sicuramente, questo qui sì, perché molti credevano che era una montagna troppo grande da scalare, invece io credo che con la nostra organizzazione, con la nostra rete di comunicazione, di marketing e soprattutto con una società che programma, questo me lo permettete, perché noi abbiamo costruito una squadra da zero quest'anno, azzerato lo staff e i giocatori, e l'unico giocatore che abbiamo tenuto è Sergio Matabranco, che ha preso il premio. Quindi penso che quest'anno sia stato per ora tutto abbastanza azzeccato. Non è casuale. No, assolutamente. Assolutamente no. E a chi dedichiamo questa vittoria, presidente? Ma io la dedico a tutti quelli che hanno creduto in questo progetto da quando abbiamo cominciato in Serie C. Tutti quelli che ci hanno seguito ancora oggi ci vogliono bene. Per cui a tutti quelli che hanno creduto in noi. Adesso si festeggia, però domani si torna a pensare al campionato perché siete primi in classifica e insomma un grande obiettivo potrebbe essere alla portata della sua squadra. Ma noi abbiamo oggettivamente costruito questa squadra, questo team con due obiettivi. Uno era la Coppa Italia e l'abbiamo raggiunto. E
chiaramente non possiamo nasconderci, come si dice, dietro a un dito, che non puntiamo anche a provare a salire di categoria, la massima categoria, che è la Superlega. Io comunque ho vinto la B2, la B1, la 2 di Coppa Italia, quindi a sto punto l'appuntamento è la prossima Coppa Italia, la 1. Scherzo. Un presidente vincente. Scherzo, scherzo. Giustamente si guarda sempre al massimo. La vita è strana. Va bene, grazie presidente. Complimenti. Grazie. Grazie presidente.